Sarebbe bello durare quanto i racconti che abbiamo ascoltato e che raccontiamo, ma loro dureranno più di noi. Ecco, Valentina D'Urbano ed io abbiamo scelto di partire da qui per introdurre Stefano Benni, non dal suo ultimo lavoro, Cari Mostri, che sentiremo raccontare dalla sua viva voce, ma dalle sue storie e dalla citazione di Pane e Tempesta. Perché, vedete, è la prima volta che io e Giuliano incontriamo dal vivo Stefano Benni, ma è come se lo conoscessimo da sempre, o meglio, come se lo conoscessimo da quando abbiamo iniziato a leggerlo per la prima volta. E per la prima volta, per colpa sua, e in realtà è il merito più grande perché scrive storie, siamo usciti di casa con i libri sotto braccio e il mondo non c'era, come dice un altro dei suoi personaggi, Achille Via Veloce. Ma poi importa la vita dell'autore, la sua biografia? Crediamo di no. Lo scrittore non ce l'hai sul comodino a raccontarti quello che voleva o non voleva dire. Hai solo le sue parole, e non sono certo poco. Per questo vogliamo introdurvi Stefano Benni in questo modo, attraverso le sue parole e i suoi mondi. Perché Benni crea, prima di tutto, mondi. Ci sono mondi in cui, in seguito a un divorzio universale, un giovane ardito atomo di ossigeno si slanciò dal trapezio della vecchia molecola per volare verso un nuovo trapezio, dove lo attendeva un atomo di idrogeno per una nuova eccitante combinazione. Ma, dopo un triplo salto mortale, l'atomo acrobata mancò per un non nulla le braccia protese dell'idrogeno porter e precipitò nel vuoto sidereo con un urlo angoscioso. E l'atomo di ossigeno era il nipotino preferito di una gigantesca stella supernova che, impazzita per il dolore, puntò la sua massa contro una piccola galassia lenticolare e già si attendeva il lampo e lo schianto di un miliardo di stelline quando, improvvisamente, si fece un gran silenzio e tutto nei cieli si fermò. Questo lo dice Negliando. Vero, ma ci sono anche mondi piccoli e piccoli universi, come quello di saltatempo, quello in cui si scarpagna. Scarpagnare vuol dire camminare a saltelli per via del dislivello. Io abitavo in montagna, la scuola era in basso. Si scarpagna senza pause, con l'inerzia della discesa che impedisce di fermarsi, un continuo scuotimento nei giovani marroni e un piccolo ansito nei polmoncini. Lo stesso mondo in cui, se una lampadina si fulmina, è perché ha visto qualcosa che non le è piaciuto. Fino a mondi ancora più piccoli, grandi grosso modo come un bar. E come si fa a non parlare della Luisona? La Luisona è una decana delle paste del bar Sport, risalente al 1959, è una pastona bianca e nera con sopra una spruzzata di granella di duro alluminio che viene mangiata da un incauto rappresentante di Milano trovato appena un'ora dopo nella toilette di un autogrill di Modena in preda ad atroci dolori. C'è anche la palugona. In Bar Sport 2000, la torta tipica di Monzurlo a base di farina di castagne e canditi, ghiaia e segatura, che le conferiscono quel caratteristico coefficiente di impalugamento, cioè la tendenza a formare un malloppo ostruttivo in bocca o in gola. Ecco, siamo partiti dagli universi e siamo finiti alla Luisona. Ma non è strano, negli universi di Benni le stelle possono anche sparire, come all'inizio di Margherita Dolce Vita. Si va a letto e le stelle non ci sono più. Anche se si pulisce bene il vetro della finestra, non tornano, niente da fare. Spariscono Sirio, Venere, Carmilla e Altazor, e anche Mabe Zelda, Bacbuc e Dandelion, e la costellazione del Tacchino e la croce di Lennon. Di quanti altri mondi potremmo parlare? Forse infiniti, in realtà, ma con una costante. Nei mondi di Benni si sogna. Ci sono tanti, tantissimi sogni, e altrettanti incubi, essere sinceri. Sogni e incubi, piccoli e grandi, e di piccoli e di grandi. E i sogni si possono anche raggiungere, gli incubi ci raggiungono da soli, di solito. Ma ci vuole un gran fisico per correre dietro ai sogni, esattamente come dice lui. Tanti mondi, infinite possibilità, eppure non sappiamo di cosa ci parlerà dopo. Sappiamo che è un lupo. Forse vorrà dirci qualcosa anche di quella lettera di cui si è tanto parlato in questi giorni, quella in cui scrive a quel ministro per rifiutare quell'importante premio, dicendo... Come i governi precedenti, questo governo, con l'opposizione per una volta solidale, sembra considerare la cultura l'ultima risorsa e la meno necessaria. Non mi aspettavo questo accanimento di tagli alla musica, al teatro, ai musei, alle biblioteche, mentre la televisione di Stato continua a temere i libri e gli istituti italiani di cultura all'estero sono paralizzati. E a proposito di lettere di mondi, mi viene in mente quell'altra, arrivata non da Equitalia, ma addirittura da Equicosmo. Quella che ci dà 24 ore per ricostruire ghiacciai, fermare le emissioni e altre cose ben più difficili. Ricostruire il patrimonio genetico del Dodo e far pagare a Nicole Minetti gli acquisti su Alfa Centauri. Ecco, proprio quella. E concludo con una dolorosa constatazione. E
conclude con la dolorosa constatazione che noi non ce l'abbiamo un pianeta di riserva e che eravamo divertenti nella nostra stupidità, la conferenza sul clima di Doha, i nostri drammi sugli arbitraggi calcistici e il nostro sport di ammazzare le ex fidanzate, il numero smisurato di partiti che si presentano alle elezioni. Beh, nella compagnia dei Celestini già lo diceva. Tra tutti gli animali, l'uomo è quello che corre il maggior pericolo di estinzione. Perché, mentre noi ci preoccupiamo di proteggere i panda e le foche, i panda e le foche non si preoccupano di proteggere noi. Anzi, vivamente sperano che ci estinguiamo con tutte le nostre atomiche, pesticidi, defolianti, petroliere e villaggi vacanze. Ecco, non so se ci parlerà nemmeno di questo, però. In fondo, per dirla tutta, non mi importa nemmeno tanto di cosa ci racconterà oggi. In effetti nemmeno a me. Cioè, non fraintendeteci, non vediamo l'ora di ascoltarlo, ma ogni cosa che ci dice un autore che amiamo, quando lo vediamo in carne e ossa, bene o male, l'abbiamo già sentita tramite le sue storie, i suoi racconti. D'altronde, non è colpa nostra, l'ha scritto proprio lui, che bisogna somigliare alle parole che si dicono. Forse non parola per parola, ma insomma, ci siamo capiti. Lo ha scritto in saltatempo, è il mio preferito. Invece... Invece il mio preferito è Margherita Dolcevita. Anzi, per essere sincera fino in fondo, il mio vero preferito è un racconto breve, Orfeo Mescalero. Forse perché a un certo punto dice che non esistono uomini cattivi se sono cucinati bene. Già, è meglio se chiudiamo questa introduzione parlando d'altro. Cioè, tipo, hai qualche idea? No, ma non c'è problema. Le idee sono come le tette. Se non sono abbastanza grandi, si possono sempre gonfiare. Oh, anche questa è sua, eh? Senti, chiudiamola qui che ora. E non diciamo proprio niente su cari mostri e sulla paura? Cosa vuoi che diciamo? Che in uno dei racconti si dice che la vita è un procedere tra normalità e paura e si aspetta ogni volta di tornare alla nostra dimora per trovare quiete rifugio e invece... E invece magari salendo le scale di casa verremo presi dall'angoscia avvertendo che il dolore ci ha seguito fin lì. Comunque sia, è un inferno che tutti conosciamo. Ed è meglio di quella nebbia spietata, meglio che non vedere nulla, meglio della solitudine dei nostri passi. Ecco, forse è davvero il tempo di lasciar parlare le storie di Stefano Benni. Storie, già. E delle sue storie cosa ci resta? Quella sensazione di sentirci tutti un po' comici, spaventati, guerrieri, che poi in fondo è una cosa bella. E la certezza che anche se il vento ci soffia contro, abbiamo sempre mangiato pane e tempesta e passeremo anche questa. Signori e signori... E cari mostri in sala... Stefano Benni!